Salve a tutti e a tutte, naturalmente è un grande piacere essere ospiti del Circolo dei Lettori di Torino e di Novara, specialmente in questa occasione che ho accanto due amiche talentuose, ovvero l'attrice Yaya Forte, benvenuta, e Francesca Marciano, scrittrice di Ciao. cui stiamo per, benvenuta Francesca, per Grazie. presentare il suo nuovo libro di racconti. Vediamo se sono in grado con la luce di farlo vedere, Animal Spirit. Lo faccio proprio vedere in tutti i modi, una copertina bellissima. Ecco, copro la volpe, no, non si deve, ecco qui. Appena uscito il 6 aprile per Mondadori, allora, tanto benvenute. Ci saremmo viste in presenza, diciamo la verità, come ci piace fare, ma dato il momento terribile che stiamo vivendo, siamo in streaming e meno male che almeno c'è questa possibilità. Però, proprio in un momento così, cosa c'è di più bello di ricevere in dono un libro di racconti così caldo e profondo che allega la nostra solitudine. La lettura in questo momento è stata sicuramente un'ancora di salvezza. Il libro di Francesca Marciano lo è assolutamente. Naturalmente sono sei racconti di cui poi svisceleremo. Yaya ci anche leggerà dei brani gentilmente. Sei racconti ambientati in città completamente diverse, da Roma al New Mexico alla Grecia, dove ci sono dei personaggi descritti e dipinti con una tale maestria, che diventano subito nostri amici. In qualche modo ci sentiamo dentro le loro vite, e ci appagano anche, perché non sono quei racconti che poi rimani così, che non sai che va a finire. In realtà sono dei microromanzi in cui siamo appagati e sono talmente amici, diventano questi personaggi perché sono descritti così bene, che ci tornano in mente. Anche noi ci troviamo davanti alle scelte della vita in cui loro si trovano e ci interroghiamo. E quindi è un libro veramente pieno di storie che ci riguardano, che parlano proprio della nostra vita. Ma procediamo con ordine. Allora, Francesca Marciano, benvenuta, sceneggiatrice. Scrittrice, ragazza cosmopolita, si può dire, non a caso i racconti sono ambientati spesso Dappertutto. dappertutto. Ha una particolarità, che io non conosco in altri scrittori, oltre naturalmente al talento, non a caso il New York Times ha definita natural storyteller, che io trovo sia bellissimo, come un po' killer, invece storyteller, non è male. Ha questa particolarità che scrive in inglese, lei è italiana, Francesca, sei italiana, puoi confermare, e pubblica prima in America e poi i libri vengono tradotti e pubblicati in Italia. Io non conosco nessun altro che fa questo, o mi sbaglio? C'è una tradizione? No, però ti spiego. Io in realtà, come dicevi tu, poi ho vissuto molti anni all'estero, molti anni in America, poi ho vissuto anche a lungo in Kenya, due paesi che erano tutti e due di lingua inglese, che è una lingua che io ho parlato sin da piccola, da ragazzina. E quindi, diciamo, molti anni fa il mio primo romanzo è stato concepito nella mia testa quando ancora non ero tornata a vivere in Italia. E siccome si svolgeva, in Africa, appunto in Kenya, era per me naturale in quel momento scriverlo nella lingua in cui parlavano i personaggi. Poi cosa è successo? Che quel libro è stato comprato da Random House, da un imprint che si chiama Pantheon, e da allora io ho sempre scritto diciamo, con lo stesso editore. Anche quando poi sono tornata in Italia, ho mantenuto questo rapporto con questo editore americano, che comunque è un editore Molto prestigioso, questo sì, fammelo molto dire. prestigioso, diciamo. La mia editor è una delle editor più rispettate in America, quindi ho avuto anche questa fortuna. Detto questo, dopo questo libro ho sentito però che lo dovevo scrivere, tradurre io stessa. Perché? Infatti è la Perché prima volta perché tu facevi i libri e poi li traducevano altri e questo libro l'hai tradotto te, quindi è come una seconda scrittura quasi. sì, poi soprattutto una riappropriazione, diciamo che in fondo il fatto di lasciarmi tradurre mi faceva sentire un po', come dire, esule dalla mia stessa, dal mio stesso, dalle mie radici stesse, no? Come se le avessi abdicate. Quindi era anche proprio sentimentalmente per me il fatto di tradurlo, era di riscriverlo con la mia voce, è una maniera anche per sentirmi di essere tornata a casa, anche
anche non solo fisicamente, ma anche come scrittore, Come insomma. scrittura, ed è una voce potente, una scrittura molto, molto distillata, di cui poi parleremo, perché non c'è niente di troppo, no? Arriva tutto dritto al cuore. Poi sei una recidiva, perché questa è la sua seconda raccolta di racconti, che sono genere amatissimo dai lettori, oltreoceano, ancora, no? Ti hanno anche paragonato a Alice Munro, che è un mio mito, e vabbè, l'hanno fatto, tu prendi tutti i complimenti. Mentre invece in Italia gli editori sono sempre un po' timorosi davanti, no? Mi ricordo che quando Ammanniti pubblicò il suo primo libro di racconti, lo chiamò il momento è delicato, no? Che, rubando una frase al suo editore che cercava di dissuaderlo in qualche modo da questa impresa, no? Invece tu proprio recidiva, secondo libro di racconti, perché è un genere in cui ti senti a tuo agio, ti senti a Mi casa. sento molto a mio agio. Il libro precedente, che in italiano si chiamava Isola Grande, Isola Piccola, era già stato, come dire, un piccolo terremoto editoriale. Tutti, ah, hai fatto racconti, però, ok. Poi quando ho deciso di scriverne un altro, appunto, come dici tu, era un po' quasi mi sentivo un kamikaze, ma io spero molto che questa forma di racconto riprenda piede. Anche qui, perché c'è stato un momento glorioso dei racconti italiani, no? Questo lo dico anche a Iaia, che so che è una grande lettrice di racconti, non so, Anna Banti, La Ortese, c'è stato, vabbè, Calvino, ma insomma, noi abbiamo avuto una grande tradizione che però ultimamente è un po' scomparsa. E diciamo che il motivo per cui io mi sento a mio agio in questa forma breve. E forse deriva, credo, anche da questa mia formazione di sceneggiatrice, per cui per me è molto importante comunque costruire una trama e però selezionare proprio i punti fondamentali di quella storia e forse fare dei tagli interni molto veloci, spaziare anche da 10 anni avanti, si ritorna Ma indietro. infatti un grande pregio di questo animal spirit è proprio avere io dico in purezza, come il liquore più buono, no? Quello che tu vorresti. Non c'è mai quel narcisismo dello scrittore che magari si allarga in cose che è un po' piacione, che conosciamo, ma tutto va dritto. Sei d'accordo, Iaia? Sì, no, stavo pensando, io sono un'appassionatissima dei racconti, Catherine Mansfield o quelli di Chekhov, sono fra le mie letture più amate. Ecco, e allora questa diventerà anche per i lettori una lettura molto amata. Voglio andare dritto dentro subito lo spirito del libro. Animal Spirit, il titolo è rimasto in inglese, l'unica cosa che è rimasta in inglese, spirito animale. Non vi tragga in inganno questo titolo, perché lo spirito animale è protagonista, ma aleggia nel libro, no? È come un sospiro, il fiato di animali che casualmente sembra si trovino nella trama e nel plot, ma in qualche modo sono un segno, spesso per i protagonisti anche l'epifania, una scintilla che li porta in qualche modo a decidere qualcosa della loro vita, o anche uno specchio dove riflettono una natura che magari loro non avevano ancora visto e capito. Sono animali diversi, ma io chiederei a Iaia di leggere subito un incontro con uno di questi animali molto particolare, che mi sembra che è nel racconto una ragazza, che è una ragazza, dico solamente, giovane, Un che po' sta cercando. sbandata. Un po' sbandata, un po' spiantata, che non ha capito ancora quello che vuole fare nella vita, e incredibilmente in Puglia, perché è ambientato in Puglia, ha un incontro particolare. Prego, Iaia. Ada l'aiutò a portare in stanza le case di legno. Lui chiuse la porta, poi si sedette davanti a quella più grande. Aprì il lucchetto con una chiave e le strizzò un occhio mentre sollevava il coperchio. Lei è Snow, il pitone di Burma Albino. Ada sussultò nel vedere la testa di Snow spuntare lentamente e il corpo di un biancore accecante, luminoso, appena amarezzato di giallo-oro, farsi sempre più grande man mano che l'animale si allungava oltre il bordo della cassa, fino a diventare grosso come una delle sue cosce.
Guardò Andor come a chiedergli il permesso e lui le fece un cenno col capo. Ada allungò la mano timidamente fino a sfiorare la pelle di Snow. Era liscia, scivolosa al tatto, come seta, pensò, e di nuovo provò la sensazione di una forza incredibile, energia allo stato puro imprigionata in una forma astratta. Il resto del corpo di Snow era ancora arrotolato in una spirale che si snodava lentamente, ogni spira in una direzione diversa, così che dentro la cassa sembrava ci fosse più di un serpente. Ada provò ad afferrarla al centro, ma era talmente spessa che non riuscì a chiudere le dita. Si rivolse ad Andor stupefatta. «Pesa troppo, non ce la faccio a tenerla su». Andor rise. Era così bella quella meraviglia, quell'entusiasmo. «Adesso pesa solo 10 chili, è ancora una bambina, ma quando crescerà potrebbe arrivare a 4 volte tanto». Snow era un'apparizione, una creatura fiabesca, un mostro meraviglioso che sembrava il prodotto di un sogno. E invece era lì, così vera e viva, e si stava muovendo sotto le sue dita. «Hai feeling con questi animali, potrei seguire il numero alla perfezione», disse Andor sorridendole. «Come fai a saperlo?» chiese lei, e per la prima volta le parve possibile dare fiducia a quello strano personaggio che non c'entrava nulla con il suo mondo. Andor non rispose e le tese la mano. «Affare fatto? Siamo una squadra?» Ada gliela strinse. Grazie, Yaya, che bello. No, poi vorrei dire che io sono appassionata dei racconti di Francesca, che ha una capacità proprio da narratrice ottocentesca. Inizi a leggerlo e non vuoi fermarti più, vuoi andare proprio fino in fondo a una storia. Sono sempre storie che ti tirano dentro, proprio che ti fanno venire voglia di non mollarlo più il libro. Esattamente così. Hai un piccolo problema di microfono, forse l'orecchino che batte sulla cuffia. Scusa, ma la mia cosa di brava presentatrice mi fa. Esatto. E questo incontro con questo pitone albino è un momento della vita di Ada, e come in altri momenti dei protagonisti dei racconti di Francesca, in qualche modo dà il segno di un cambiamento. Un altro fil rouge dei racconti, secondo me, è anche il cambiamento, no? Cambiamento che tu non riesci a fare, a portare nella tua vita, un cambiamento che invece ti avviene come all'improvviso, come un'illuminazione. Il senso sia in una relazione tra di coppia, sia in una relazione all'interno di una famiglia, una relazione d'amicizia, c'è questo senso della difficoltà, mai come in questo momento, poi, in cui siamo tutti immersi. Ho fatto tante riflessioni postume, perché sinceramente quando ho scritto questi racconti non avevo neanche capito io qual era il filo che li connetteva, neanche avevo capito che questa presenza animale scorreva sotterranea in tutti i racconti, perché poi c'è un inconscio che lavora quando si scrive e lo si capisce anche dopo. Sicuramente mi sono resa conto che, per esempio, tutte le protagoniste sono tutte donne, le protagoniste di questi racconti, o quasi tutte, e che intanto sono tutte persone a metà di una crisi, di un lutto, di un divorzio, di un tentativo appunto di cambiare strada e di reinventarsi. Non sono in una situazione stabile, cioè le cogliamo sempre quasi sull'orlo appunto di un bivio, di un precipizio, di un dolore, oppure appunto trascinate in un'avventura inaspettata che però poi le cambierà per sempre, come questa ragazza, o come la ragazza di quell'altro racconto che si chiama Terra Indiana, che corre in soccorso in New Mexico di un amico, di un ex amore, in piena crisi bipolare. Cioè, credo che la mia affezione ai personaggi sia proprio questa, cioè di trovarli in quel momento di cambiamento e di trovarli lontani da ciò che è familiare, perché io penso che poi quella condizione
di essere lontani dal familiare è quella che resta di più i nostri sensi. Quindi essere in un luogo lontano, che non è casa, essere in una situazione diversa, cioè è come se ci ravvivasse, ci mettesse più anche allerta. Ed ecco che in quel momento questi che tu hai descritto così bene, questi soffi, queste apparizioni animali, sono come una specie di, come se aprissero gli occhi verso qualcuna, verso nel riconoscere anche una connessione con qualcosa di selvatico che non è solo l'animale in sé, è proprio una parte del nostro DNA che noi a volte, e sempre più spesso ormai, specialmente noi che viviamo nelle città, abbiamo perso contatto con questa parte, e rivederla anche in un'apparizione, anche negli uccelli, e capire, no, la loro formazione, degli storni, Mi la viene in magia. mente l'attualità di questo libro, la forza, perché naturalmente non parla del Covid, ma è come se ne parlasse, no? Perché per esempio mi fa venire in mente gli animali che durante la pandemia hanno ripreso possesso delle città e come noi li guardavamo, no? Con Ma stupore. anche come eravamo felici di vederli tornare, cioè c'è stato un momento in quella tristezza che queste apparizioni, perché erano delle apparizioni, no? Ci sembravano magiche, ci eravamo dimenticati. Esattamente come nel tuo libro, sono delle apparizioni. No, sì, ovviamente il libro era scritto allora, però Certo. io sentivo che quella sensazione si era come, era un po', aveva contagiato un po' tutti. Un accento sul cambiamento, come abbiamo visto, ma anche su le relazioni, che è una delle cose che ci appassiona di più, le relazioni di vario genere, come abbiamo detto, ma le relazioni amorose sono in primo piano in questo libro. Nel primo racconto c'è una donna che ha una relazione extraconiugale, una situazione, come dire, che capita a molte persone. E dice che naturalmente c'è una frase che mi ero segnata che no, ti rende l'amore clandestino insaziabile come un disturbo alimentare. Tac, con una sola frase tu riesci, no, in qualche modo a colpirci tutti al cuore, tutti quelli che comunque ci sono passati o comunque la tua migliore amica ci è passata, no? Cioè, vuol dire che ne vuoi sempre di più, e più ne hai, e più ti senti in colpa, esattamente come una forma di bulimia, che quindi non ti dà mai soddisfazione, non ti riempie mai abbastanza. Oppure relazioni anche con la madre, per esempio nel racconto della ragazza c'è una cosa che mi ha colpito tantissimo, tutti noi, ma in particolare tutte noi abbiamo avuto rapporti amorosi, ma anche molto problematici, no? Con le nostre madri. E la ragazza di cui Aia prima ci ha raccontato così bene, narrato il brano, non sa quello che vuole diventare, ma sa per certo che non vuole essere come sua madre, no? Perché lei vede così. Era da molto tempo che qualcosa, l'infelicità probabilmente, la divorava piano piano dall'interno, fino a prosciugarla, e oggi di lei rimaneva solo un guscio vuoto. Questa è una cosa che mi ha, no, schiantato. Quante volte abbiamo visto le nostre madri così risucchiate da un'incapacità di prendere in mano la vita come vorremmo noi, come tentiamo di fare noi, e come si lasciano andare in qualche modo all'infelicità e alla solitudine, senza che noi possiamo farci nulla. O nel racconto appunto che tu hai ambientato in New Mexico, perché ricordiamo che poi Francesca in tutto questo non solo ambienta i suoi racconti in tutte le parti del mondo, cioè oltre a un animal spirit, qui c'è un international spirit, perché che è bello respirarlo in un libro italiano che a volte sa, no? E Iaia sanno un po' di No, ma poi due camere e la cosa cucina. interessante, Detto la così. cosa interessante nel libro di Francesca è che questi territori anche fisici, non solo quelli animali, sono territori metafisici, per cui le relazioni che i personaggi hanno con gli altri e con se stessi sono pieni di omissioni, e questi territori sotterranei omessi si dialogano perfettamente con le sue descrizioni della natura, in quanto cioè dei luoghi che sono veramente, diventano territori psichici, perché
E questo è interessante, come fare i conti con qualche inesplorato se che si incarna in luoghi esotici, ma sono sembrano proprio luoghi esotici della psiche. Ma perché io penso che noi siamo formati dalla geografia che abitiamo, no? Credo certo. Che la geografia in cui noi abitiamo ci formi, e quindi ogni tanto uscire dalla propria geografia e scoprirne una diversa, era il discorso che facevo prima, ci rivitalizza, perché ci rimette di nuovo... Ci mette alla prova. E noi siamo più vivi quando siamo... per esempio, siamo più vivi quando siamo innamorati, perché l'amore ti mette alla prova, no? È una delle tante... Anche l'amore è un luogo esatto. Geografico. E quindi, tu sai, è bella questa cosa che hai detto... E ti ringrazio, Iaia, perché il luogo psichico è una bella definizione, non ci avevo mai pensato, però è vero, e credo che appunto è psichica la geografia, e il luogo dove tutto, cioè l'isola greca, questo sud invece un po' arcaico della Puglia, poi Roma anche diventa. Ecco, ci arriviamo a Roma, perché Roma è pazzesca. Per chiudere però nel New Mexico, il racconto che si chiama Terra Indiana, dove appunto una ex fidanzata va a soccorrere un ex che sta in una crisi bipolare, in un momento di grandissima difficoltà, e anche se non stanno più insieme da tanti anni, lei sente l'impulso di andare, in qualche modo anche sottolineando una cosa che appartiene a tutti noi, perché come continuo a dire, in questi racconti noi ci immedesimiamo continuamente, perché non so, specialmente per una donna, credo che un ex comunque continui a fare famiglia, no? A fare parte della famiglia. Quindi ti senti in qualche modo in dovere, forse anche sbagliando, no? Di allargare la tua cura ab aeternum, no? E quindi non ti chiedi in qualche modo e vai. E quindi lei, trovandosi lì con il suo passato, ma col presente di questa terra incredibile, no? Ha naturalmente le sue illuminazioni, chiamiamole così, sia di una geografia mentale, come dice Iaia, sia proprio questa terra pazzesca dove tu hai vissuto, perché una cosa che bisogna anche dire ai lettori, che non è come Salgari o Salgari che Marciano, sai che Salgari non era andato da nessuna parte, no? Aveva solo letto libri che parlavano dell'India, eccetera, e poi, però, dico, con un risultato straordinario. In realtà Francesca va anche a scrivere, spesso e volentieri sceglie un paese, diciamo la verità, Iaia, noi come amiche che la conosciamo da tempo siamo di un'invidia... No, totale! Totale. Cioè, perché lei ha quella cosa di dire, pum, domani vado e dall'altra parte del mondo, lui ogni volta... Sono andata in New Mexico mentre scrivevo Casa Rossa, era ecco. Un momento molto difficile, sia personale... ero stata appena lasciata, e poi anche non riuscivo a mettere insieme questo libro, e così mi sono trovata a cercare proprio su internet un posto dove mi sarei potuta mettere a lavorare, che non conoscevo, appunto mi volevo mettere alla prova, e così ecco, che anche noi cerchiamo sì, dei però posti. Noi andiamo a Ischia. No, cerchiamo dei posti su internet, li vediamo, ma poi non ci andiamo. Invece lei ci va. Vabbè, comunque. Questa ex, comunque, ha la sua, come dire, lo spirito animale di questo racconto è rappresentato da un alce. Dico bene, Iaia? Per me anche da lui. Cioè in questo racconto in Terra Indiana lui è l'animal spirit, proprio lo incarna, è vero che c'è l'incontro con l'alce meraviglioso, però lui... Perché ti stavo stimolando alla lettura. Ora infatti vi leggo il pezzo finale di Terra Indiana. Stai vicino al microfono. Però è vero, è quello che dice Iaia, no? Lui è un po' un uomo animale, ci sono degli uomini... Lui nella sua crisi bipolare, in realtà è come se fosse lucidissimo, talmente lucido da sembrare pazzo.
ma quella lucidità e anche quel suo trasporto poetico è proprio di chi in quel momento sta avendo una visione con i raggi X di quello che sta accadendo alla Terra. Parla di connessioni tra barriere coralline, oceani. No, ma quell'occhio grigio che immediatamente lo fa visualizzare come un essere alterato, un essere non umano. Insomma, io mi divertivo a immaginare che fosse lui stesso un animal spirit Certo, ma lo lo è. Nel tempo ho rivestito il nostro ultimo incontro a Taos di un'aura magica, una strana avventura che ora, a distanza di anni, mi sembra quasi di aver sognato. I suoi nuovi occhi, la nostra spedizione verso il Blue Lake, la mappa fasulla disegnata sul foglietto spiegazzato, la foresta, gli alberi che comunicano tra loro attraverso le radici e cambiano colore tutti insieme. Ma l'immagine più vivida di tutte, quella che porterò sempre con me, sono gli alci illuminati dalla luna. In questi anni ho sempre collegato quell'apparizione selvatica a Teo. E l'ho interpretata come un segno, un monito dell'esistenza di creature misteriose che vivono vite parallele alle nostre. Non si mostrano quasi mai, ma sono sempre attorno a noi, più vicine di quanto immaginiamo. E così continueranno ad esistere, nascoste, ma vicine. Questo pensiero mi ha sempre rassicurato. Come se quella visione fuggevole fosse stata un messaggio da parte di me, di Teo, per me e me soltanto. Che gli vuoi dire, Gaia? Cioè, trasportato sulle però ali di. questo, ritornando al discorso di prima, è un po' le creature invisibili che però stanno intorno a noi, che abbiamo visto spuntare proprio dai boschi, dai cespugli. Come raccontavi tu prima, Serena, nel tempo in cui noi ci siamo ritirati e loro hanno cominciato ad avanzare e rivederli e sentire che appunto queste creature erano Esistono. sempre state lì, solo che siamo noi che non le vediamo e la loro presenza comunque per noi è sempre magica, è sempre fiabesca. Cioè, vedere un alce di notte, anzi un gruppo di alci di notte illuminati dalla luna che ti tagliano la strada, o dei delfini, o una balena azzurra nel mezzo del mare, comunque sono delle immagini che ti rimangono per tutta la vita, e questo secondo me ha qualcosa a che vedere con il nostro inconscio. Assolutamente sì, mi viene in mente adesso appunto il racconto su Roma, ce n'è più di uno, tra l'altro quello che anche tu dici in qualche modo, la sensazione di un americano che viene a Roma e vede la città con occhi puri, tra virgolette, perché noi, io sono romana di secolari generazioni, quindi proprio sono in carta Un po' pecorina. nata della città, Sono un anche io. San Pietrino e quindi ho quel cinismo e quel no, sarcasmo e anche quell'indifferenza tipica dei romani, che è un luogo comune, ma verissimo. E, mentre invece con questi occhi nuovi lei vede la città e soprattutto vede i gabbiani nel cielo, che okay, lo dico visto che siamo in collegamento con i lettori di Novara e Torino, non so come succe cosa succede da voi, ma a Roma i gabbiani ormai sono dei Padrone. protagonisti, padroni feroci della città. E a parte, quindi è un racconto anche divertente, perché poi nella penna di Francesca c'è sempre quella sottile ironia che dà leggerezza anche alle situazioni più drammatiche, no? Con gli occhi di questa donna che pensava di aver affittato un meraviglioso attico nel centro di Roma dove godersi il sole tra le piante, in realtà scopre lo spirito animale e questa volta. Non è solo poi i gabbiani, è proprio la città che è un pachiderma, no? Come un cetaceo che respira sonnolenta e incurante dei tuoi drammi, ma anche nel cielo scopre questi gabbiani e scopre attraverso di loro anche un po' di ferocia, no? Che Esatto. dentro non possedeva, il coraggio di essere cattivi, o comunque di vincere, no? Di entrare in competizione, che lei non possedeva, ed era una donna un po' amebica che stava lì aspettando cosa fare della sua vita.
anche poi, diciamo, un personaggio che, appunto, venendo da fuori in Italia si mette alla prova, perché è un luogo di cui non parla la lingua, deve negoziare tutto, deve capire, quindi è più fragile, più vulnerabile, ma soprattutto lo è perché viene da una crisi, suo marito l'ha tradita, è un bell'uomo, molto affascinante, le altre donne si chiedono ma come mai si è sposato con quella, insomma, e lei capisce che ormai è la seconda volta che la tradisce, quindi diciamo arriva, fa questo viaggio un po' per allontanarsi con la, diciamo, presunzione in senso positivo di essere forse una scrittrice, di finalmente avere, come dire, il tempo per scrivere un romanzo. E invece, appunto, questo terrazzo infestato sembra una maledizione, ma su Google, perché su Google si trova tutto, scopre che in realtà uno dei pochi metodi efficaci per liberarsene è quello di chiamare un falconiere, e questo falco, farà, facendo numerose visite nell'appartamento, potrà scacciarli. E quindi, appunto, è la visione del falco che la, proprio la, è come se la trafiggesse, nel senso che vede questo uccello potente, bellissimo, che però in sé ha qualcosa di, appunto, veramente di selvaggio e di feroce. E quindi rivedersi negli occhi di questo bellissimo animale feroce è come se le desse la furia necessaria, che è quello che le manca, cioè di riuscire a uccidere appunto forse un matrimonio che non funziona più, che è pericolante, a uccidere una parte di se stessa che è troppo debole. Comunque capisce che la sua missione in realtà si sta compiendo non tanto in un romanzo che non scriverà mai, ma in questa lotta senza quartiere contro i gabbiani, per mano di questo, anzi, per, diciamo, come si chiamano, i falconiere. Sì, per mano di questo uccello bellissimo e potente, ecco. E tra l'altro c'è una frase bellissima che dice il falconiere, ma poi dopo Iaia forse avrà anche un brano da questo racconto, in cui esalta il rapporto tra quest'uomo e quest'uccello, no? Che è come un privilegio assoluto riuscire in qualche modo a avere... Non forse essendo capaci ad avere rapporti con gli altri esseri umani, a volte riusciamo a essere, no? Avere un rapporto con un animale, il che avviene anche in un altro racconto che mi è piaciuto moltissimo, poi torneremo sui gabbiani, ambientato in Grecia, dove due coppie si decidono di fare una vacanza insieme, sono due coppie, una che sta insieme di due ragazzi, di uomini che sono insieme da parecchi anni, quindi un po' usurata, e un'altra invece che è freschissima e ancora però deve ingranare. Quindi sono due coppie colte in un momento in bilico, no? Un momento in cui le storie devono scattare, come se avete fatto lo scatto, come si dice a volte, tra amiche, no? Per un motivo o per l'altro. E in quest'isola, naturalmente, un luogo diverso, geografico, anche lì che ti mette alla prova, e incontrano un cagnolino che sembra smarrito, no? E questo cagnolino, il rapporto con questo cagnolino sarà da specchio anche alle loro difficoltà a approfondire una storia, o le loro difficoltà a crescere in una storia. E anche ad esercitare, come dire, un loro senso di responsabilità, di avere un piano per il futuro, diventare genitori, insomma, questi problemi che uno, appunto, una tra l'altro è una coppia omosessuale, l'altra è una coppia eterosessuale, ma comunque tutte e due le coppie, come dicevi tu, seppure agli opposti, comunque devono affrontare in qualche modo quello che in inglese si chiama il commitment, cioè il, appunto, prendere, fare lo scatto, credere nella storia in cui si sta vivendo. E in questo racconto, se non sbaglio, se non mi confondo, poi dici una cosa che mi ha, tra le tante cose, no? Iaia, che ci hanno colpito, io ho sottolineato, ho messo le orecchie perché c'è un riconoscimento continuo, che la protagonista sì, fa sesso, no? Con questo suo nuovo amore, tra l'altro anche sono giovani e belli, però lei dice più che al sesso noi aneliamo a raggiungere l'intimità, più complicato che raggiungere un orgasmo.
Volevo Iaia, come volevi commentare questa frase che è lapidaria. È così, no? L'intimità è una cosa, una delle cose più difficili. E penso che dopo questo momento che noi abbiamo vissuto, in cui ci costringiamo a salutarci coi gomiti, in cui vediamo nelle altre persone prima che la curiosità di un amico, un probabile conoscente, un pericolo, e questa sensazione di vedere un pericolo negli altri esseri umani è una cosa che secondo me ci porteremo addosso per molto tempo, ed è credo una delle cose più feroci, oltre alla morte, alla malattia, naturalmente, di questo momento, no? La mancanza totale dell'intimità. È vero. Sì, che poi è vero che tutti questi racconti sono contengono tutti dei riti di passaggio, sono tutti riti di passaggio e quasi tutti i personaggi dei racconti hanno proprio con la propria intimità, non soltanto nella ricerca dell'intimità con l'altro, hanno un rapporto in qualche maniera un po' sconosciuto, un po' disarmato rispetto all'intimità con loro stessi. Anche questo mi piace moltissimo, che appunto compiono poi dei riti di passaggio proprio in relazione all'intimità e alla conoscenza più profonda di sé. Tra l'altro sono tutte persone, Stanno in forse. questo libro questi racconti, scusate, faccio un momento. Questi racconti di cui noi stiamo parlando con questa ammirazione, Animal Spirit, Francesca Marciamo. Scusate, così facevo il momento, no? No, perché poi uno dice: allora, E poi sono non mi personaggi. piacciono i personaggi pudichi, forse perché lo sono pure io, e quindi I mi personaggi, piace scusa, non ti ho questo sentito. puditi, Perché hanno qualcosa di pudico, Pudore. ah, un pudico. rispetto a se stessi, proprio all'intimità più profonda con se stessi. Mi piace questa condizione. Come lo dicevo prima, poi non c'è una famiglia veramente in questo libro, non c'è una famiglia. E la prima famiglia, che è quella del primo racconto, appunto, sono due Allora glielo famiglie. mandiamo subito a Pillon, intanto, perché secondo me, no, potrebbe aiutare, perché la letteratura, quella buona, aiuta a capire il mondo com'è, non il mondo di fantasia che tante volte si fanno nella testa. Prego. Finita. No, dico, tornando ai gabbiani, quello che a me come dire, a parte il fatto che ho seguito un falconiere per capire bene la meccanica del racconto, perché non era una mia esperienza personale quella di lanciare dei falchi nell'aria, però devo dire che poi è stato un momento che poi ho registrato mentre, dopo aver pensato il racconto, averlo scritto quasi tutto, comunque alla fine ho voluto seguire Falconiere in una delle sue missioni, ma quell'emozione che ho provato io, Francesca, quando lui ha aperto questa, diciamo, una specie di casottino ed è uscito fuori questo animale, e io ho capito che non ero davanti a un uccello qualsiasi, lì c'era qualcosa di estremamente potente, cioè la potenza, cioè gli uccellini, cioè gli uccelli sono qualcosa che comunque consideriamo lì proprio, no, qui siamo in presenza di qualcosa di molto diverso. E quindi voglio dire, niente, volevo soltanto raccontarvi questo. E noi ci fa piacere. Prima di sentire, per chiudere la nostra Iaia, volevo farti la domanda del buon presentatore, perché io devo fare anche questo ruolo. Allora, noi sappiamo che Francesca Marciano è anche una grande sceneggiatrice, non dimentichiamo questo, ha scritto film di Salvatores, Valeria Golino, Carlo Verdone, quindi poi tutti i suoi talenti, no? Dall'ironia alla profondità, anche nel cinema è riuscita a immetterli. Adesso sta scrivendo con Nanni Moretti, quindi prova massima. E c'è anche un film candidato come sceneggiatrice, ai David di Donatello,
che hai vinto Nastri d'Argento e Davide, eccetera. Questa la domanda, quella che non vorresti mai che non so, ti fosse posta, ma naturalmente il buon presentatore deve fare, è siccome ci sono una potenza di dialoghi, oltre alle descrizioni nel libro, e i dialoghi sono spesso in qualche modo il punto debole, no? Una delle cose più difficili, sia in un romanzo che nei racconti, la tua grande esperienza di sceneggiatrice, che è un lavoro invece di team in comune rispetto a quella di scrittrice, che è un lavoro solitario, siccome me la fanno anche a me questa domanda, allora io per vendetta te la voglio fare. Quanto è importante, o sono due paratie stagne, nel senso che tu sei una persona quando scrivi i racconti e un'altra quando sicuramente, come sai benissimo anche tu, la scrittura è proprio un mondo a sé di silenzio, di solitudine e di concentrazione. Che io vi invidio tantissimo. Infatti è un momento della vita quando meraviglioso. Proprio meraviglioso, però anche tante preoccupazioni, tante insicurezze, però quel pensiero che ti segue tutto il giorno, in cui tu è come se macinassi, fosse una piccola fabbrica continua, che mentre sei al supermercato comunque una parte di te sta ancora pensando appunto al falco, non so come dire, è una cosa che non ti abbandona mai, no? Quando imbocchi una strada, perché a volte vai in degli vicoli ciechi e sono delle false partenze, e quindi anche quella è una sofferenza. Però, mentre invece il film è un lavoro di gruppo, noi di solito quando scriviamo un film siamo almeno in due, se non in tre, a volte addirittura in quattro. Quindi c'è tanta allegria, perché comunque essere in quattro, a lavorare, si forma una squadra, insomma è tutto molto bello e divertente, però è un altro lavoro. Ma quello, per tornare alla tua domanda, secondo me sono due fattori. Uno, che nel cinema effettivamente lavori tanto sui dialoghi, per cui sei abituato a far dire agli attori delle cose, poi lo sa Iaia, no? Che ogni tanto, cioè un attore magari dice, ma io questa battuta non la riesco a dire, se non è scritta in modo colloquiale. Mentre anche alcuni dialoghi dello stesso libro, questo, se fossero detti al cinema risulterebbero comunque letterari, mentre magari nella scrittura invece della pagina funzionano e hanno un... Però c'è anche un altro fattore, forse, non so se sto dicendo una sciocchezza, dietro c'è l'inglese, e l'inglese comunque è una lingua molto asciutta, e anche soprattutto nei dialoghi, e quindi forse anche questo in parte fa sì che questi personaggi siano un po' lapidari, come hai detto tu, perché l'inglese è una lingua dove si va dritti al punto, cioè non si parla tanto di... cioè ti aiuta a essere preciso. A asciugare. Ti aiuta poi a individuare proprio, come dire... quello che devi dire. Lo metti a fuoco, capito? Mentre noi siamo un pochino più sfocati, però... vabbè. Comunque è una grande gioia, come avrete capito, leggere questo libro, e invito Iaia a un'ultima lettura, tornando proprio ai famelici gabbiani, che peraltro sono una mia ossessione anche, per cui tutti li conosciamo. Tutti noi che viviamo a Roma. Esatto, una paura. Ossessionati. E da questo racconto hai un ultimo brano, se non sbaglio, cara Iaia, che ci offri. Era l'ora del crepuscolo. Quinn partì per prima, poi Ivo liberò d'arco. Era un uccello più imponente, dal piumaggio grigio-azzurro. Incuteva più timore, aveva uno sguardo feroce. Si librò più in alto di Quinn e Diana percepì immediatamente una determinazione nuova nel loro volo due, come se sapessero che stavolta erano partiti per uccidere. D'arco richiuse le ali assumendo una forma aerodinamica e tagliò l'aria come un razzo. I gabbiani si dispersero più velocemente che mai, emettendo grida di allarme tutto intorno. In pochi secondi D'arco salì ancora più in alto, fino a diventare un puntino appena visibile. Ivo afferrò il polso di Diana e lo strinse tra le dita con la stessa forza con cui Quinn si aggrappava al suo guanto. Diana fu sorpresa da quel gesto, ma comprese che anche lei ed Ivo ormai erano diventati una squadra. Allora io ringrazio di cuore, penso che il nostro tempo sia giusto,
Io starei ore ancora a parlare con le mie amiche, ma dalla regia non mi dicono nulla, però, ah, ok, vedi, c'è una regia, c'è sempre una regia. Ringrazio di cuore Yaya Forte, veramente anche un grande piacere, anche se a distanza vederci, perché ci vogliamo molto bene. Mi auguro, permettimi Francesca, tanto so ti sta a cuore anche a te, che presto questi attori meravigliosi che sono costretti a dei quadratini su internet tornino Anche fisicamente col loro spirito animale. sui palcoscenici e sugli schermi di un Esatto. cinema che ci manca tantissimo. Ci manca da morire perché veramente non è un accessorio, non è come prendere solo un cappuccino, un cornetto, ci auguriamo che tutti lavorino, però è qualcosa di più che ci aiuta veramente, è un nutrimento per l'anima di cui abbiamo bisogno. Grazie a Francesca Marciano e grazie per aver scritto per tutti noi, questo Animal Spirit. Io vi Riflettila. ringrazio di cuore tutte e due e anche il circolo di lettori ovviamente che ci ha ospitato. Siete state tutte e due molto molto generose e quindi grazie. Grazie, ritroviamo il nostro spirito animale. Ciao. Alla Ciao. prossima.